Consumi un espresso. Amici tarantini, amici pugliesi, amici telespettatori tutti, sento forte il dovere di dovervi ringraziare. Da circa 20 giorni più o meno abbiamo ripreso le trasmissioni, su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, con l'occhio di Abbate e con lo sportello del cittadino. Un successo, un consenso enorme, eccezionale. Al di là, al di sopra delle più rose aspettative. Beh, dicevo, vi devo dire grazie perché avete saputo cogliere il nostro messaggio, la nostra mission che poi è anche la vostra, quella di fotografare la situazione, di denunciare ciò che non funziona e cercare di invertire in ogni modo la rotta, inchiodando i responsabili, gli amministratori, i politici a vario titolo, i soggetti istituzionalmente preposti alle loro responsabilità. Devo ringraziare gli sponsor, i quali hanno avuto il coraggio, la forza di credere in questo progetto e di supportarci. Se non ci fossero loro, noi non saremmo qui. E sono spazi, i miei sono spazi autogestiti, sono spazi autoprodotti che vivono degli sponsor. Un ringraziamento forte a voi tutti, vi sarò sempre grato. E avete dimostrato che esiste un cuore pulsante in questa città, Taranto, e in questa regione. E forse è proprio vero che alla fine il bene prevale sul male. Tutti insieme per una Taranto migliore, per una Puglia migliore, su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre. È il regalo mio più grande. Questo programma è offerto da Consorzio Tema Group, Art Deco, architettura, design e consulenza, Lido Conca del Sole, Confartigianato Taranto, Covertech SRL, Edil GS, Hotel Europa, Icea Noleggi, Empire Bar Pasticceria e Big Bang Lounge Bar, Oro Verde di Antonio Maruccia, Project Management Service, Autocarrozzeria 3C, Farmacia Ciccarone, via Lago d'Arvo 27 a Taranto, Villa Puglia. Gentili telespettatori, buonasera, eccoci con l'occhio di Abbate, una puntata davvero ricca questa sera. Commenteremo innanzitutto la convalida del sequestro dell'Altoforno 2, e quindi dell'Ilva, e quindi tutti gli annessi e i connessi. Non è certamente un'analisi del provvedimento giudiziario, ma vogliamo analizzare il sistema Ilva alla luce di questa decisione, ma considerare anche il quadro Ilva, considerando appunto, valutando le varie implicazioni del mercato dell'acciaio, per esempio, valutare un sistema Taranto con e barra o senza Ilva. Valuteremo, considereremo tutte i percorsi, le vie alternative che Taranto potrebbe e dovrebbe seguire per risalire la china. Andiamo subito a salutare gli ospiti, a partire da Michele Mazzarano, consigliere regionale del Partito Democratico. Buonasera Mazzarano, buonasera, e grazie per aver buonasera accettato il nostro grazie invito. Il professor Alessandro Marescotti, presidente di PCLink. Vincenzo Cesario, presidente di Confindustria Taranto, nonché auguri per la nomina, Cesario, a vicepresidente regionale di Confindustria. È una new entry per la nostra trasmissione, Claudio Leone,
dell'associazione Crescere Insieme, ma lui è il coordinatore del progetto Taranto Capitale Italiana della Cultura. Buonasera Luigi, buonasera a tutti. Proprio per farvi vedere, per mostrarvi come Taranto goda di innumerevoli risorse. Ecco, queste risorse, la cultura innanzitutto, va valorizzata. E noi diamo spazio a tutti, abbiamo voluto un volto nuovo, quello appunto di Claudio Leone, perché questa trasmissione è, consentitemelo, la Fiera della Democrazia, un open space aperto a tutto e a tutti. E allora andiamo subito in medias res. Il GIP Martino Rosati ha convalidato il provvedimento di sequestro dell'AFO 2. Un sequestro, ricordiamolo, senza facoltà d'uso. Questo è l'aspetto precipuo. Ora, Mazzarano, certamente noi non staremo qui a commentare la sentenza, dicevo, in senso proprio nel senso giudiziario, nella valenza giudiziaria del termine, però chiaramente questo, Mazzarano, implica delle conseguenze, perché con un altoforno 2 fermo, sequestrato, sono in corso le procedure fino allo spegnimento definitivo, ci sono chiaramente delle conseguenze. Conseguenze certamente per la produzione, però se è accaduto quello che è accaduto e il povero Alessandro Morricella ha perso la vita a causa di una gettata di ghisa, sulla salute non si può transigere. E di qui il solito dilemma per contemperare appunto la salute e la produzione. 7 decreti salva Ilva, ma al di là dei buoni propositi, questi sono i risultati. Ma io innanzitutto sarei più cauto nell'arrivare subito a deduzioni di ordine politico su questa vicenda, anche perché invito tutti ad avere la prudenza necessaria, perché tutta questa vicenda nasce da un incidente drammatico e dalla morte di una persona. Non casuale. Di un ragazzo di 35 anni, che è qualcosa, diciamo, che quando accade bisognerebbe un po' fermarsi tutti, riflettere su quanto il tema del lavoro spesso non è più sinonimo di vita, di libertà, ma di morte e di drammi. Chiaramente si parte da questa vicenda per andare alla ricerca di quelle che sono implicazioni, e che sicuramente ci sono delle implicazioni sulla produzione, e ci sono delle implicazioni anche sull'applicazione dell'AIA. Io penso che noi non dobbiamo commettere l'errore di sovrapporre due strade che sono due strade che non possono essere sovrapposte, come sia la vicenda ambientale che la vicenda industriale. Le due strade che noi dobbiamo provare a tenere separate sono sia la strada della magistratura, la magistratura che fa evidentemente la sua opera e agisce secondo canoni che sono canoni assolutamente propri, e la vicenda più complessiva invece di come portare avanti l'autorizzazione, Mazzarano, integrata. Certamente l'obiettivo, no, è quello di contemperare le due realtà, però i fatti... Quali due realtà bisogna contemperare? L'occupazione e la salute. Perfetto. Però alla fine i risultati dicono, realtà dice io provo a distinguere due cose che invece si cerca di mettere sempre assieme, e cioè la magistratura ha agito di fronte ad un dramma, c'è stata una morte, la magistratura dice sostanzialmente che quell'altoforno non è sicuro, e quindi sulla base di questo ha provveduto al sequestro preventivo. L'azienda invece dice sostanzialmente un'altra cosa, che non si è trattato di un errore, si è trattato di un errore umano e non di un guasto tecnico, e sulla base dell'errore umano chiede l'utilizzo dell'altoforno.
e la richiesta dell'utilizzo dell'altoforno è evidentemente legata alla necessità di tenere un livello di produzione. Questo livello di produzione è essenziale e fondamentale per il prosieguo del lavoro di ambientalizzazione. Io mi soffermo, Abate, solo per diciamo, provare a non fare sempre un gran minestrone delle cose, provare a tenerle in una situazione molto complicata, provare a tenerle, diciamo, ben spiegate e in modo lineare. Io credo sostanzialmente che noi dobbiamo, io mi sento di dire che dobbiamo continuare ad insistere in quello che è, in quella che è l'idea di ambientalizzare la fabbrica. Io penso che non ci siano alternative. Continuo a pensare che il grande sforzo, come diceva lei, è quello di tenere assieme ambiente, salute da una parte, lavoro e produzione dall'altra. Le ragioni e gli argomenti sono tanti. Siamo di fronte ad una vicenda drammatica. Questa vicenda drammatica può essere l'ennesimo macigno sulla strada di un percorso molto complicato, perché ambientalizzare è la cosa più difficile. Però Mazzarano, i desiderata vanno bene, però poi il problema è i desiderata di contemperare, però poi la realtà dimostra il contrario. Stiamo parlando del fatto, non so se lei lo sa, Abate, che stanno per arrivare, sono già arrivati 400 milioni di euro per l'amministrazione straordinaria, non so se lei ne è informato. No, ne sono informatissimo, però... Questo non è un desiderato, è un provvedimento del governo. Io ho parlato dei desiderata come contemperare i due obiettivi. 400 però... milioni di euro per l'amministrazione straordinaria, che sono la conferma sostanzialmente del fatto che lo Stato ha avocato a sé la ambientalizzazione. Cioè lo Stato ha fatto una scelta che fino a qualche mese fa era la scelta sostenuta dalla sinistra estrema. Cioè ambientalizzare avvocando ad una funzione dello Stato questa funzione, quindi di fatto chiudendo alla possibilità di mettere subito l'azienda sul mercato. Siccome si riteneva che nella logica e nella dinamica del mercato la funzione di ambientalizzazione poteva essere messa in discussione, lo Stato ha fatto una scelta. Per intenderci, la scelta che fece Obama nel 2009 per l'industria automobilistica di Detroit. Tanto avremo modo di tornare. Io dico perché rischiamo sempre di banalizzare, di mettere in mezzo i morti. No, non è banalizzare, però i morti, i morti ci sono. Non è che possiamo mettere la polvere sotto il tappeto. Sto precisando proprio perché decreti che sono di là da venire i risultati, come si suol dire a Taranto. No, io non mi esalto per nulla. Io penso che siamo di fronte ad una cosa molto complicata, però bisogna capire che le cose sono andate avanti e non si tratta di desiderare, allora, come dice lei. Professor Marescotti, mentre ci sono questi decreti, questi stanziamenti cui faceva riferimento il consigliere Mazzarano, ci sono delle immagini nude e crude che fotografano, è il caso proprio di dire, la realtà. Al di là di quello che si vorrà fare, si potrà fare, però oggi, rebus sic stantibus, il quadro è questo. Una prima videata che sta andando in onda ritrae la foto numero uno, ritrae la cappa, una cappa appunto relativa all'inquinamento verificatosi nelle prime ore del mattino del 2 giugno e sono visibili le emissioni del camino E312 che appunto alimenta questa striscia rossa. Marescotti, come si forma questa cappa e evidentemente avrà anche delle conseguenze per quanto riguarda le condizioni climatiche e la pressione atmosferica. Ma senza andare nel dettaglio, nel tecnicismo, perché poi anche gli amici da casa non sono dei tecnici, però alla fine ecco, ci sono queste immagini che sembrano quasi capovolgere, no? Confutare quegli sforzi dei sette decreti. Quello che vediamo è il panorama di Taranto con una striscia marroncina orizzontale e è molto probabile che quella striscia marroncina
orizzontale sia dovuta alle emissioni dell'area industriale, a meno che non si tratti, voglio dire, di polvere di sabbia del Sahara, ma da quello che abbiamo potuto constatare con le nostre misurazioni in tempo reale, in quei momenti i valori dei cancerogeni, degli idrocarburi policiclici aromatici erano valori particolarmente elevati, paragonabili, giusto per intenderci, al fumo passivo o al tubo di scappamento di un'automobile. Quindi, mentre c'era quell'immagine, la gente respirava aria non buona. E la condizione che la Corte Costituzionale poneva a prosecuzione dell'esercizio dell'attività siderurgica era quella che ci fosse una scrupolosa attenzione e il rispetto del cronoprogramma relativo all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Io vorrei solamente, tra parentesi, ricordare che a metà del 2014 scadevano tutte le prescrizioni per rendere gli impianti a norma con quelle che erano gli obiettivi dell'autorizzazione integrata ambientale. L'unica prescrizione che prevedeva tempi più allungati, che scadeva nel 2015, era la copertura del parco minerali. Quindi quello che vediamo non dovrebbe esserci, non ci dovrebbe essere, ed è favorito in particolare dalle situazioni meteoclimatiche dovute alla cosiddetta stasi di vento. In quel momento si crea il cosiddetto abbassamento del cosiddetto planetary boundary level, che praticamente significa che il tetto del cielo si abbassa e se uno calcola, che è l'effetto K, diciamo. Se uno calcola che il cammino è 312 e 210 metri, praticamente gli inquinanti non vanno oltre. Mare Scotti, c'è un'altra foto, la foto 2, che rappresenta una forte emissione simile allo slopping proveniente dall'area agglomerato, verificatasi il 4 giugno di quest'anno alle ore 11. La sua associazione PeaceLink si è rivolta ad ARPA per conoscere cosa abbia scritto ILVA in merito, appunto, sul registro degli eventi incidentali e delle emissioni visibili. Ha avuto risposte? No. Ah. Comunque è evidente che un'area a caldo messa a norma non dovrebbe avere questi fenomeni. Mare Scotti, Mazzarano diceva: ma ora c'è un decreto con degli stanziamenti per invertire la rotta. Lei ci crede? Ma io mi baso essenzialmente su quello che prevedeva la legge. La legge prevedeva che entro la metà del 2014 fossero realizzati tutti gli interventi di messa a norma degli impianti. Quando il Partito Democratico disse che finalmente con la prima legge salva Ilva del dicembre del 2012 l'autorizzazione integrata ambientale era incorporata nella legge, e quindi questo fatto di incorporare un'autorizzazione integrata ambientale con tutte le sue scadenze nella legge dava garanzia della sua realizzabilità, noi, per quanto mugugnassimo e dicessimo no, ma i tempi sono troppo lunghi, eccetera, tuttavia in fondo al cuore speravamo che la messa a norma degli impianti prima o poi ci sarebbe stata. Ma questo non è avvenuto. Per lei una domanda? Posso? Prego. Lei 5 anni fa, se qualcuno gli avesse detto fra 5 anni ci sarà un governo di qualsiasi colore politico, non mi interessa che del PD o di qualche altro, che sulla base di un sequestro fatto da una procura italiana ai Riva proverà a stanziare quelle risorse sequestrate in un paradiso fiscale per fare le bonifiche dello stabilimento, la bonifica interna allo stabilimento, la bonifica degli impianti. Lei ci avrebbe creduto? Io no. Io non ci avrei creduto. Se 5 anni fa fosse venuto uno, anche la persona, diciamo, che io più stimo, sia dal punto di vista del campo ambientalista e dal punto di vista del campo industrialista o politico di riferimento, e mi avesse detto fra 5 anni accade questa cosa, che arriva un governo che fa un provvedimento per cui prende 1,2 miliardi sequestrato da una procura
qualsiasi procura italiana. Miliardi e due trovati in un paradiso fiscale, sequestrato ai Riva, e utilizza quelle risorse per fare la bonifica dello stabilimento. E mi avesse chiesto: tu ci credi, immagini che possa accadere una cosa del genere? Io gli avrei detto di no. Allora, lei cosa vorrei, gli avrebbe detto? Rispondo in termini semplici. No, gli avrebbe creduto, io sto provando a chiedere. Questo miliardo e due, da quello che si legge sui giornali, è dovuto a un... No, si legge sui giornali, mi scusi, cioè, noi non dobbiamo sempre rappresentare la realtà come tante persone che vogliono raccontare la favoletta. Lei sa che un magistrato di Milano è stato sentito dalle commissioni parlamentari e questo magistrato ha spiegato come tecnicamente una cosa difficile sul piano giuridico e amministrativo, cioè spostare un miliardo e due, sarebbe stato possibile utilizzarlo per ma fare Zarallo, le bonifiche. Facciamo rispondere a Mascotti perché poi non c'è siamo alle favolette che ha un ruolo raccontate in o ai giornali che parlano. Vabbè, perché allora, rappresentate sempre Mazzarano, così la realtà significa che ci dilettiamo quotidianamente a dire. Faccia rispondere Marescotti. Questo miliardo e due è dovuto a che cosa? Perché lo Stato chiede un miliardo e due alla famiglia Riva? Mi risponda. Perché? In base a quale ipotesi di reato? C'è un'inchiesta di frode fiscale. Esatto, quindi quel miliardo e due, poiché anche io ho letto la stessa cosa, spetta allo Stato e non, voglio dire, all'azienda. Quel miliardo e due spetta a noi cittadini perché... No, quelli non sono soldi dello Stato, quelli sono soldi sequestrati. Tra l'altro con tutti i punti interrogativi che riguardano i passaggi giudiziari. Se io sono un camionista che ha frodato... Lì si potrebbe dire allo Stato e al Governo che siete folli, punto di vista proprio della procedura giudiziaria, della procedura giuridica. Sto cercando di rispondere alla domanda. Se io sono un camionista e ho frodato il fisco, no? E lo Stato mi chiede indietro i soldi che ho frodato e poi dopo me li restituisce per mettere a norma il camion che non è a norma, noi stiamo compiendo una sovrapposizione, perché una cosa sono i soldi che vanno allo Stato per frode fiscale, altra cosa sono i soldi che in base a un preciso piano economico che si chiama piano industriale, l'azienda deve dimostrare di possedere per poter esercitare la propria attività produttiva. Se l'è preso lo Stato nel frattempo. Ho capito, ma esatto, in base a questa metafora, è chiaro che aiuti di Stato non sono consentiti dal trattato di funzionamento dell'Unione Europea, quindi non è lecito fare quel passaggio. Chiudo dicendo semplicemente che io non esalto nessuno, io provo a stare alle minime cose, cioè sempre in punta di piedi e con il massimo dell'umiltà. Mi fa piacere perché altre non c'è da esaltare altre niente persone del suo partito. Qui abbiamo fronte il problema più grande di cui la politica si può occupare, si deve occupare. Mi fa piacere che lei sia però così bisogna prudente. Ammettere che c'è qualcuno che prova ad occuparsi. Perché io senza esaltare, io ho visto che altri esponenti del suo partito, l'onorevole Pelillo, ha definito questo settimo decreto epocale. Lasciamo stare chi altri. Vivrà vedrà. Bene, e allora Cesario, il presidente di Confindustria, Squinzi, è stato molto perentorio, ha detto non si può ipotizzare una economia italiana senza Ilva. Il suo commento, ovviamente lei propenderà per questa tesi, però questa economia italiana che non può rinunciare all'Ilva, l'Ilva sta a Taranto e miete vittime a Taranto. Allora, il presidente Squinzi ha detto che rinunciando all'acciaio avremo un'economia diversa. Il nostro diventerebbe quasi testualmente un piccolo paese, perché avremmo delle ripercussioni dal punto di vista economico per la struttura industriale, tutto il manifatturiero della metalmeccanica, estremamente rilevanti. Detto questo, noi crediamo che sia... non si debba rinunciare a uno stabilimento che ha rappresentato 2,7 punti percentuali del PIL nazionale. Fermo restando che concordo con lei sul fatto che, prima di tutto come cittadino di Taranto,
ma in ogni caso la stessa Confindustria si è espressa, e non solo quella locale, anche quella nazionale, si è espressa in termini di attenzione alla vita umana, attenzione alla salute, al connubio ambiente, salute e lavoro e produzione. Noi crediamo sostanzialmente, questo è l'asset di differenza, che si possa ambientalizzare lo stabilimento. Le foto a cui faceva riferimento, premesso voglio dire che esiste l'ARPA che sarebbe l'ente deputato a fare tutti i controlli di questo mondo, oggi mi risulta che tra l'altro, se non sbaglio, c'è, professore, credo che lei sia più al corrente di me, c'è un'indagine di Legambiente che dice che la qualità dell'aria di Taranto è molto migliore di quella di Milano o qualcosa del genere. Avrei da dire qualche cosa. Dire questo, prendiamo atto, no, però no, a me viene solo da ridere. Lei può ridere da un'altra parte, però per favore, voglio dire, quando ci diciamo delle cose, io no, mi sembra assurdo. È un rapporto di Legambiente, non è che l'ho scritto io. No, no, mi sembra assurdo quello che ha scritto. E le sembra male che è assurdo, le sembra male che sia assurdo. Caro dottor Abate. Poi detto questo, premesso che noi siamo i primi a dire che non rinunceremmo ad una vita umana per 1 milione di posti di lavoro, crediamo che questo stabilimento, chiuderlo, sia comunque un danno per la nostra collettività, perché voglio dire, chiuderlo significa che non troveremo mai le risorse per bonificarlo. Per tornare agli aspetti che sono relativi invece alla bonifica, premesso che ovviamente se la magistratura ha ritenuto di sequestrare l'Alto Forno 2, di non concederne la facoltà d'uso, io credo che questo rischi effettivamente di far precipitare la situazione, perché non ci sono le condizioni di sicurezza per gli impianti e per le persone per tenere in vita lo stabilimento, per cui probabilmente purtroppo assisteremo alla dismissione anche di AFO 4, che tra l'altro, essendo gemello di AFO 2, rischiamo, se l'incidente può tornare a verificarsi in AFO 2, non capisco perché non possa verificarsi in AFO 4. Però al di là del tecnicismo, non c'è provvista energetica per mandare avanti lo stabilimento. Questo in risposta anche a tutte le affermazioni che molto spesso, e non dal professor Marescotti assolutamente, ma in molti siti sento chiudiamo l'aria a caldo, come se fosse la cosa che domani mattina si possa fare con estrema tranquillità. Ora, quindi sostanzialmente per noi il paradigma rimane in piedi, il governo ci ha messo 7 decreti, ha sequestrato i soldi di Riva per evasione fiscale, per mille altre cose, non li ha restituiti ai Riva, li ha messi all'interno di un'azienda che è commissariata, che dovrà poi andare sul mercato, messo che ci riusciamo ad andare. Parliamo di un'azienda che aveva sicuramente, probabilmente ne ha ancora di problemi ambientali, ma che da quando è stata commissariata, su questo forse ci sarebbe da metterci qualche accento, probabilmente ha disperso una serie di liquidità che potevano invece essere utilizzate in maniera diversa, e questo non lo so se ci siano dei problemi, dei discorsi addebitabili al management passato, presente, quello che sia stato, però di fatto era un'azienda che comunque assicurava un'economia, ha assicurato per tanto tempo un'economia tarantina e non solo tarantina, un grado di PIL e un tenore di PIL che oggi lo vediamo, già sono i contratti di solidarietà insieme alle altre vertenze che sono aperte su Taranto. Io ancora tutti questi piani B che sento in maniera molto molto simpatica tracciare da più parti. Però si arriva al piano B, perché evidentemente il piano A non funziona. No, il piano A non funziona, questo è sempre una sua affermazione. Il piano A ha tutte le caratteristiche per funzionare. Poi voglio dire, se stiamo a gufare, come dice Renzi, che dobbiamo farlo fallire per forza, il piano A. No, no, Cesare, mi perdoni. E poi il piano B, ancora non l'ho capito io. No, poi ci sarà qualcuno che lo spiegherà. No, il piano B si intende. Posso chiedere quanto perde ogni mese l'Ilva? Io in questo momento non ho statistiche ufficiali, credo che siamo. So che è previsto un punto di pareggio se facendo le opere di ambientalizzazione con la ripartenza di AFO 1 per la fine 2015, dal 2016, fine 2016 torna. Cioè ci sono dei problemi concreti, no? Per esempio anche le bonifiche che si stanno realizzando, che si dovrebbero realizzare al quartiere Tamburi. Si inizia e con non so quale dilettantismo si arriva al punto che immediatamente questi lavori vengono bloccati. Non capisco la. No, stiamo parlando di ambientalizzazione, no? Relativamente. E che c'entra questo con il, scusi? Scusi, le bonifiche che si stanno facendo al sono quartiere. Sono all'esterno dell'ILVA, non le fa l'ILVA, le fa il commissario Corbelli. No, non sto parlando sto dicendo il sistema ILVA e il sistema inquinante a Taranto ha prodotto determinate situazioni per le quali si devono bonificare le aree esterne.
Ora sto parlando delle aree esterne. Parlando di ambientalizzazione, questa ambientalizzazione per un motivo o per un altro, all'interno o all'esterno, non va avanti. Basti vedere quello che ha fatto lo Spezza relativamente alle bonifiche. Dobbiamo distinguere. Quando parliamo di bonifiche all'esterno dell'Ilva, parliamo di una cosa. Sì. Quando parliamo di ambientalizzazione della fabbrica, mi perdoni, quello che accade all'esterno non dipende dall'interno. Ha sostanzialmente dei ritardi che sono derivanti squisitamente dal fatto che il trasferimento di quelle risorse, del quale il professor Marescotti sa perfettamente, hanno avuto una serie di ritardi e hanno avuto delle trazioni, mi piace utilizzare questo termine, giuridiche, per poter far sì che possano essere trasferite. Adesso siamo nelle condizioni, saremmo, al di là, ripeto, dell'opera della magistratura su AFO2, sulla quale, come diceva lei, io non ho nessun titolo per commentare. Io dico, le sentenze, i provvedimenti si rispettano. Posso chiedere una cosa? Nel senso, proprio vorrei verificare. Nel 2014 Ilva ha presentato un bilancio? Mi risulta di no, non credo di no. Come mai Ilva, che è di gestione statale, non presenta un bilancio e quindi non possiamo conoscere quanto perde? Io non sono il commissario di Ilva, non le so rispondere. Nel senso, perché la nostra discussione, mi fa piacere che è così pacata e così... civile, tra persone civili. Così, dovrebbe essere basata su una valutazione dei costi e dei benefici. Allora, in questo momento a noi manca, proprio perché manca il bilancio dell'Ilva, e mi fa specie il fatto che nell'Ilva intervenga lo Stato e non si renda noto un bilancio, tanto più che Ilva è di gestione statale, noi non sappiamo quanto perde Ilva. Io in questi mesi mi sono potuto documentare su Sole 24 Ore, su riviste siti specializzati come Siderweb, e la cifra che viene accreditata maggiormente è una perdita di 60 milioni di euro al mese. Questo era all'inizio della gestione, adesso siamo molto molto al di sotto. Ma per poter verificare noi dovremmo consultare un bilancio? Come mai noi non disponiamo cioè noi possiamo cominciare a discutere, sappiamo qual è il numero della perdita. Io non voglio entrare in questo termine di discussione, perché le faccio un esempio per tutti, che voglio dire che è un simbolo di eccellenza. Getrag, parliamo Getrag Bari, quest'anno vince il premio quale migliore azienda pugliese per utile netto. L'anno scorso, non vent'anni fa, l'anno scorso perdeva 50 milioni di euro, quest'anno ha un utile netto di 300 e passa milioni di euro. Per cui voglio dire, questo non si vede. È chiaro che nel momento in cui ho una fabbrica ferma, che ha perso quote di mercato, che sta intervenendo con delle opere di ambientalizzazione, e le opere di ambientalizzazione e gli investimenti si fanno con i soldi, con il denaro. Quando non ce li ho e sono costretto comunque, perché lo Stato vuole che le facciamo, il management si arrabatta come può, ma queste risorse, lei me lo insegna, che sembravano disponibili il giorno dopo del sequestro dei Riva, è passato un anno e ancora non sono arrivati. Di quei 400 milioni a cui faceva riferimento il consigliere Mazzarano, mi risulta che ne siano arrivati soltanto 100, mi risulta che i commissari possano spendere squisitamente per opere di ambientalizzazione AIA, risanamento ambientale, e che il resto delle manutenzioni debbano essere mandate avanti con la gestione corrente che va stop and go. Tutto questo va a incidere ovviamente sulla capacità di un'azienda di fare una pianificazione. Le faccio un'altra domanda: è stato presentato un piano industriale? Professore, dobbiamo andare in pubblicità, poi prego. Il piano industriale mi risulta che alle banche sia stato presentato, alla Confindustria le dico con estrema franchezza no, ma mi risulta che sia stato presentato alle banche, mi risulta che sia stato presentato anche ai sindacati. Non so a chi altri stakeholder sia stato presentato. Io personalmente le posso dire che ho, alla luce del fatto di aver sentito che era stato appunto presentato sia alle banche che ai sindacati, ho inoltrato paio di settimane fa una lettera ai commissari chiedendo appunto un incontro perché venisse illustrato il piano. Ora il tempo è tiranno, ci sono gli obblighi pubblicitari. Al rientro sentiremo Claudio Leone anche per percorrere quello che potrebbe essere il piano B, uno dei piani B, perché poi c'è il piano B, il piano C, il piano D, se eventualmente percorrendo appunto una via alternativa all'Ilva. Pubblicità. Questo programma è offerto da
Art Deco, architettura, design e consulenza, dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission? Il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Villa Puglia. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo e all'incrocio tra via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa 4 stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il ponte girevole, il castello aragonese e il porto turistico. Le ampie e luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Edil GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione, impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci, impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti, impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. ICEA Noleggi. La nostra esperienza al vostro servizio, offrendovi qualità, sicurezza e comodità, scegliendo di volta in volta le soluzioni tecniche ed economiche più idonee alle vostre esigenze. Service industriale, piattaforme aeree, autogru, elevatori. Covertech SRL. Esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vasche, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili, opere di genio civile, rivestimenti e manti. Project Management Service di Salvatore Micelli. Società di consulenza alle imprese per finanza agevolata. Via Brindisi 3 a Taranto. Telefono 099-779-8537. Empire, bar, pasticceria, via Mazzini 187 Taranto. Messinese, pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali. Caffè 50 centesimi. Mousse di caffè, granite e bibite varie da sporto 1 euro. Pasticceria Mignon e torte a 12,90 euro al chilo. E poi Big Ben, lounge bar in via Matteotti 21 a Taranto. Operazione Caldaia Sicura Confartigianato Taranto. Garanzia della sicurezza del tuo impianto. Controlli approfonditi, tutela dell'ambiente, prezzi contenuti, risparmio sulla bolletta. E quanto ti assicurano i manutentori affiliati alla Confartigianato di Taranto, che ti rilasciano, dopo le verifiche effettuate, il bollino verde. Per la manutenzione obbligatoria annuale della tua caldaia vai sul sito www.confartigianatoimpianti.it e verifica le imprese aderenti. Controlla che il tuo manutentore aderisca alla campagna Caldaia Sicura e disponga del tesserino di riconoscimento. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax.
Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata, situata in una splendida conca impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. Consorzio Tema Group. Bene, rieccoci, seconda parte della nostra trasmissione, l'occhio di Abate, è il momento di una new entry, Claudio Leone dell'associazione Crescere Insieme, ma lui è il coordinatore del comitato per Taranto Capitale Italiana della Cultura. Questa Taranto dei veleni, questa Taranto dell'inquinamento, ma io dico anche questa Taranto del mare, questa Taranto che ha una splendida litoranea, questa Taranto che ha un patrimonio archeologico magno greco invidiabile. E il boom di visite al Martà e sotto altri aspetti al Castello Aragonese la dice lunga. Allora, io dicevamo prima dell'interruzione pubblicitaria, potrebbe esistere anche un piano diverso, no? Un piano ulteriore rispetto al piano A, quello della grande industria compatibile con l'ambiente, perché poi, Leone, se alla fine questi vari tentativi, no, di ambientalizzare per un motivo o per un altro non hanno realizzazione, beh, io dico, a prescindere da questi tentativi, noi valorizziamo le nostre risorse. Allora, intanto presentati Claudio Leone, perché sei un volto nuovo, questa è una trasmissione aperta, e quando io ho avuto modo di conoscere il vostro comitato, le vostre idee al salone di Palazzo degli Specchi del Comune di Taranto, beh, io ho visto te, ho visto tanti altri giovani professionisti che ardevano, diciamo, di passione, no? Di idee. E io dico, questo patrimonio non deve essere disperso, motivo per il quale Claudio Leone è qui. Chi è Claudio Leone? Buonasera, sono Claudio Leone. Claudio Leone, un ragazzo come tanti, ma mi ha presentato bene Luigi, non penso di dover fare altre presentazioni. Parliamo di questo comitato. Innanzitutto vorrei dire una cosa, perché ho sentito parlare di anche il tuo piani, pensiero sulla vicenda. Sì, di piani B, C, D, E, F, l'alfabeto è lungo, però sicuramente non siamo noi comitato che abbiamo l'idea di disegnare un piano B per questa città. Però stasera stiamo raccontando una storia, che è la storia di una città che chiude le saracinesche, una storia di una fabbrica che per motivi giudiziari, per motivi che si susseguono, per motivi di un mercato che è in evoluzione, ma già da tempo, da prima degli interventi della magistratura, che ha dei problemi in una fase di transizione. Stiamo parlando di una città che, secondo le nostre descrizioni, diciamo, è vicina al tracollo. La nostra esperienza nasce proprio da una visione diversa che noi abbiamo di Taranto. Di sicuro la nostra, l'ho già detto, non è l'idea di disegnare un piano B per questa città, perché sarebbe impossibile in 5 minuti, come pensa qualcuno, disegnare un piano B così e metterlo in atto. Non è ciò di cui noi abbiamo, quello di cui abbiamo l'idea di fare. La nostra idea è quella però di iniziare a raccontarci una storia diversa, che è una storia di una città che, a prescindere dai morti, che non li nega nessuno sicuramente in questa sede, però una città che sa guardarsi dentro, perché innanzitutto, se non sappiamo stimarci noi stessi come tarantini, è inutile iniziare a pensare che ci sia un flusso turistico che possa venire a livello esterno. Noi ci siamo iniziati a guardare dentro e abbiamo scoperto che effettivamente abbiamo un'infinità di potenzialità che possono essere, ma ne potrei dire davvero tante, può essere la città vecchia, che per una mia idea personale è di sicuro il primo propulsore per il centro cittadino di Taranto. Ma possiamo parlare di provincia, nella provincia ci sono delle bellezze uniche, le Gravine, c'è l'arte barocca di Martina, tutta la Valle d'Etria. È molto anche diversificato il patrimonio di cui disponiamo a Taranto. Ecco Claudio, noi abbiamo messo tra le nostre immagini, proprio alle nostre spalle, abbiamo le Gravine, abbiamo dei reperti, no? delle anfore magno-greche, insomma abbiamo voluto rappresentare l'altra Taranto, quella che non è solo, grazie a Dio, quella dei
degli altoforni. Diciamo che per disegnare quest'altra Taranto comunque ci sarebbero voluti 20 anni di politica e di classe dirigente a Taranto, che sicuramente si fosse comportata in maniera diversa, in quanto, diciamolo, Taranto nella visione della città che deve raggiungere i 3.000 abitanti che si aveva negli anni 80, è una città che nasce dall'industria pesante di mussoliniana memoria, per non parlare di Talsider, poi di Ilva, cioè diciamo ne ha passate tante con l'industria pesante Taranto. Ciò non significa che noi non possiamo disegnare un futuro diverso, questo sicuramente non si può fare dall'oggi al domani, un processo che, come ci insegnano anche altre città europee, costa di tanti sacrifici e di tanti anni di lavoro. Allora, quello che innanzitutto voglio dire, quello che noi cerchiamo di valorizzare, sono le economie parallele di questa città, che è un concetto ben diverso da economie alternative. Io non voglio entrare nel merito della vicenda Ilva e della vicenda giudiziaria, la vicenda politica, perché non mi spetta, non è mio ruolo. L'unica cosa che voglio dire è che noi ci crediamo fortemente a raccontare una Taranto diversa, una Taranto che può crescere da oggi a 20 anni in alternativa, una Taranto che tra 20 anni si potrà porre l'alternativa industria sì o industria no, cementir sì, cementir no, raffineria sì, raffineria no. Oggi purtroppo, diciamo, per la lungimiranza mancata delle classi dirigenti passate, questo non tanto ce forse lo possiamo anche presenti permettere. Vabbè. Ecco, poi nel prossimo intervento Claudio ci illustrerai meglio il dettaglio, cioè cosa è di preciso questo progetto e come, perché so che sta procedendo per vari step, quindi vedremo quali sono questi step, questi esami superati e gli esami ancora da superare. Sembra quasi, sono tanti gli step, le varie partite di calcio per i ripescaggi. È vero, no? Questo ci motiva però, ci motiva benissimo. Molto. Riprendiamo il giro. Mazzarano, parliamo della situazione occupazionale a Taranto, nell'area ionica. Un bollettino di guerra pauroso. Non c'è giorno in cui non si ha un peggioramento nelle varie realtà. La situazione dell'Ilva, l'abbiamo detto, 11.000 dipendenti, 3.000 con i contratti di solidarietà. Poi ci sono quelli dell'indotto dell'Ilva e siamo ad altri 5.000 dipendenti. La questione teleperformance, TCT con 570 posti a rischio, il rischio che ad Auchan ci siano 50 esuberi, all'Ipercop altre 15, la ricollocazione lentissima degli ex Miroglio, la situazione nebulosa di Marcegaglia, è saltata la riconversione e ora si procede con lo scouting. Dulcis in fondo, Isola Verde e altri 240 dipendenti che rischiano di passeggiare per le vie di Taranto. Mazzarano, non si deve parlare solo, si è detto, di decreto salva Ilva o decreto salva Taranto, non si deve parlare solo di decreto salva Ilva, ma di decreto salva Taranto, no? Il governo si è impegnato a creare i presupposti, ad inserirsi laddove si possono appunto creare, no? Dei sistemi virtuosi per il miglioramento, per dare una boccata d'ossigeno ad un'economia così morente. Però Mazzarano, la situazione è questa. Da cosa dipende? Dalla congiuntura mondiale o perché si parte sempre da lì, no? Dal discorso internazionale, nazionale, però forse c'è anche, ora non mi riferisco per carità a lei o ad altri, ma in senso lato forse c'è un deficit della classe politica che non sa, come dire, far sentire la sofferenza di Taranto. Un discorso generalizzato, che si può stratificare da 10 anni a questa parte e che sculmina oggi in queste situazioni. Ma un deficit della classe politica sicuramente c'è stato e c'è, altrimenti non ci sarebbe un livello di astensionismo come quello che abbiamo misurato alle scorse elezioni regionali. Evidentemente non solo a Taranto, non solo in Puglia, ma nel resto, diciamo, d'Italia c'è questo problema. È un problema che ha anche dei riverberi sovranazionali.
Dipende sostanzialmente dal fatto che la Grecia non è in un altro emisfero, cioè la Grecia è superi l'Adriatico e si è arrivato in Grecia. Però Taranto patisce più di altre realtà italiane. E in Grecia si rischia tra qualche settimana di vedere le file delle persone per comprare il pane. E evidentemente siamo nella stessa economia, nello stesso, si chiama Eurogruppo, e quindi parliamo di problemi molto grandi. Problemi molto grandi che chiaramente attraversano il nostro territorio, un territorio a pesante industrializzazione, inevitabilmente ha anche un effetto devastante della crisi in termini sociali e occupazionali. Devo dire che non può servire, diciamo, per dire mal comune mezzo gaudio, ma evidentemente non parliamo di una condizione di eccezionalità che riguarda solo noi, è una condizione generale. Qui però ci sono degli elementi di peculiarità che rendono questo territorio sicuramente un territorio con fortissime criticità, ma anche, io dico, l'altra faccia delle criticità sono le potenzialità inespresse di questo territorio. Le faccio un esempio. Lei ha citato l'esempio di Teleperformance, che è una delle principali vertenze di cui si discute molto in questi giorni. C'è un tavolo aperto presso il Ministero del Lavoro, c'è un tentativo delle parti di negoziare un compromesso, ma si parte da un dato che non è un dato banale. Perché è entrata in crisi Teleperformance e perché oggi perde quote di mercato e nel mercato dei call center quell'azienda rischia di essere vittima della sua stessa generosità? Attenzione a quello che sto dicendo, vittima della sua stessa generosità, perché grazie ad una legge che è quella che fu varata dal ministro Damiano nel 2007, per una scelta in totale controtendenza con quello che è il mercato dei call center, si poté stabilizzare circa 2000 ragazze e ragazzi. Quindi fu fatta una scelta che fu una scelta, diciamo, in controtendenza con la logica dei call center e più nella tendenza di invece affermare i diritti dentro un segmento di mercato che i diritti non hanno mai visto. Ora, quello che risulta essere appunto l'effetto e la causa della crisi di Teleperformance, non solo a Taranto, è evidentemente il fatto di aver stabilizzato e di aver puntato molto sui diritti, per cui oggi evidentemente c'è una perdita da parte di quell'azienda. E quella perdita porta inevitabilmente, per rimanere sul mercato, a rinegoziare con le parti un compromesso. Però, che possa Mazzarano, tenere. Io sto facendo questo esempio, Abate, sì, per dirle che spesso le cose vanno analizzate. No, però se penso al porto, che deve essere il volano dell'economia ionica, e risulta il fallimento più macroscopico, c'è da pensare. Sì, il porto io... in questa situazione, il Distripark che non esiste. Io e uno dice dico, le nostre potenzialità rimangono inespresse nel cassetto dei soldi. Io non sto raccontando una storia di successi e una storia di cose belle e importanti. Io sto raccontando una storia di evenienze negative, perché quando si rischia di decurtare gli stipendi a centinaia e centinaia di lavoratori, quando si rischia di avere 540 lavoratori dei Evergreen in una condizione in cui da un momento all'altro potrebbero passare alla mobilità e alla disoccupazione. Io penso che stiamo parlando di storie molto molto gravi. Le sto però semplicemente segnalando che ci sono delle vicende che spesso sono anche frutto di paradosso. La vicenda di Teleperformance è il frutto di un paradosso. Lì è difficile prendersela con l'azienda se a monte della crisi c'è invece una scelta dell'azienda che è stata quella di utilizzare le leggi per espandere la platea dei diritti.
Io poi penso che se allarghiamo il fronte su altre vicende, su altre storie come quella del porto, noi ci rendiamo conto che lì qual è stata la responsabilità della politica? Lo posso dire, forse quella di aver nominato dei manager scarsamente all'altezza. Si riferisce a Prete? Mi riferisco a quelli che... Per me ha fatto il possibile, Prete. Mi riferisco a tutti quelli che in questi anni, certo nella logica per cui la colpa è sempre della politica, vanno salvati tutti gli altri. E lei è uno di quelli che risponde alla logica che è sempre colpa della politica. Beh, non è colpa dello Spirito Santo. Lì una colpa la politica forse ce l'ha, di aver nominato dei manager scarsamente all'altezza del compito. Quindi la colpa è comunque della politica. Per cui, evidentemente, allora, vede, proprio nell'esercizio di dover per forza fare colpa alla politica, questa è la colpa della politica. Ma perché molte nomine sono politicizzate? Ci sono centinaia di milioni di euro, lei lo sa bene, che non sono state adeguatamente e nei tempi previsti dei cronoprogramma utilizzati. Per cui oggi che siamo alle porte, perché in questi giorni dovrebbe esserci la remissione della concessione da parte di Taranto Container Terminal, e siamo arrivati all'epilogo di una vicenda. Quell'epilogo non è legato al fatto che la politica non ha investito sul porto di Taranto. Poi posso essere d'accordo con lei che ci sono stati dei ritardi sul Distripark, eccetera. No, ma quando paralisi, hai centinaia di milioni di euro a disposizione per fare l'infrastrutturazione del molo polisettoriale, per fare i dragaggi, sei al tempo stesso commissario e presidente dell'autorità portuale, evidentemente c'è qualcosa che non funziona, ma io penso che non sia neanche responsabilità dei singoli, penso che sia il sistema il modo di essere delle cose che porta a questa difficoltà. Vede Abate, il problema di questa nostra città e di questo nostro territorio è anche il fatto che spesso bisogna avere la lucidità di guardare i problemi dall'angolatura più giusta, perché guardarli sempre con la logica del piagnisteo, con la logica del dare addosso anche a quelli che la responsabilità, anche a quelli che la responsabilità ogni lavoratore perde il proprio posto di lavoro sistematicamente di giorno in giorno. E l'ottimismo poi cessa. Innanzitutto lei sa che di fronte alla crisi del porto, lei sa molto bene che c'è un impegno, perché settimanalmente, anche quando non lo scrivono i giornali, il presidente dell'autorità portuale e il sindaco vengono convocati a Palazzo Chigi a discutere di queste cose. Tornano speranzosi e poi alla fine il piatto piange. Lei può banalizzare tutto, penso che possa continuare a banalizzare le cose serie. No, non è banalizzare, è dire la realtà, cioè ben bene, io non metto in dubbio. Qual è la realtà? Alla fine il sindaco va a Roma, vengono date garanzie per il sistema Taranto e a Taranto la situazione precipita di giorno in giorno sempre più. Sarà il mio ragionamento della signora Maria che sta lavando sa i piatti, qual è la realtà. Ma la realtà è questa. La realtà nuda è che c'è un utilizzo dell'antipolitica per fare politica e forse lei la sta utilizzando per fare politica. Non ho velleità. No, non credo che lei abbia velleità, ma utilizza il sentimento antipolitico per fare politica. No, non è così. Bene, passiamo ora al professor Marescotti. Professor Marescotti, io voglio ritornare sulla vicenda che ha comportato la morte del povero operaio Alessandro Morricella. Si diceva prima, c'è un'inchiesta e quindi è giusto che venga fatta chiarezza per capire se è stato un problema, un errore umano o un problema strutturale proprio che ha provocato. C'erano state delle avvisaglie e delle segnalazioni prima ancora che avvenisse il funesto episodio. Vi stiamo mostrando una foto, la foto 3, che è apparentemente simile alle altre emissioni, ma è davvero drammatica e significativa perché si tratta dell'emissione proveniente dall'AFO 2, proprio quel maledetto
l'8 giugno tra le 18.30 e le 18.45, quel quarto d'ora, quei minuti in cui l'operaio Morricella veniva investito dalla ghisa fusa. Conseguentemente a quel rigurgito dell'AFO si sviluppava nel campo colata una emissione incontrollata simile ad uno slopping, una emissione che è stata avvistata da più punti della città. In questo punto la emissione è stata colta da via Garibaldi in Città Vecchia. Ecco, ci sono degli episodi, c'erano stati evidenti, noi non siamo dei tecnici, non siamo degli inquirenti, però c'erano già state delle avvisaglie. Innanzitutto addebitare a un errore umano un fatto così grave mi sembra che non rientri proprio nella logica delle migliori tecnologie disponibili. Quando è possibile un incidente rilevante per un errore umano, vuol dire che c'è un problema di carattere strutturale, perché non deve essere consentito l'errore umano, cioè questo è il punto. Le stesse centrali nucleari, quando vengono costruite, si dice che sono costruite al netto dell'errore umano, nel senso che se ci fosse un errore umano che consentisse un incidente nucleare, chiaramente la stessa tecnologia nucleare dovrebbe essere vietata. Un impianto così importante come un altoforno che consenta l'errore umano mi sembra un impianto che ha un grave deficit da un punto di vista del controllo tecnologico. Se poi consideriamo il fatto che c'è un'intera catena di comando e che sono state indagate ben 10 persone, qui non possiamo scaricare tutto sul povero lavoratore che tra l'altro adesso non può più parlare perché è morto, per andare a scaricare tutti i problemi sulla vittima. Mi sembra personalmente estremamente sgradevole, quando invece il problema deve essere, come posso dire, addebitato a tutta la struttura, e tutta la struttura dal primo all'ultimo deve garantire, ecco, che l'incidente non vi sia, e l'errore umano deve essere assolutamente escluso da una serie di controlli di carattere automatico. Mare Scotti, c'è un'altra foto che è fornita, ci avete fornito voi di Peacelink, che ritrae l'AFO 2 appena 30 minuti dopo l'incidente. L'AFO 2 subisce uno stop dell'impianto e si sviluppano emissioni non convogliate dalla parte superiore dell'altoforno. Peacelink ha inviato entrambe le foto, quella di prima e quella di ora, queste foto delle emissioni dell'AFO 2, nella data appunto dell'8 giugno, alla Procura della Repubblica. Sì, noi ringraziamo innanzitutto tutte le ecosentinelle che ci aiutano in questo lavoro di documentazione, e crediamo che queste immagini possano servire appunto a documentare che cosa è avvenuto al di fuori dello stabilimento. Io penso che incidenti come quello che è accaduto non avrebbero dovuto verificarsi, in considerazione del fatto che 2 anni fa, nel giugno del 2013, AFO 2 era stato fermato, e quindi c'era stato tutto il tempo per poter verificarlo da cima a fondo e poter inserire tutte quelle, come posso dire, tecnologie, o verificando tutte quelle tecnologie per evitare incidenti rilevanti. Ok. E allora, Cesario, presidente di Confindustria Taranto, la situazione drammatica di Taranto sotto l'aspetto economico e occupazionale, il suo giudizio sull'impegno del governo e anche il ruolo dell'amministrazione comunale. Perché sì, è vero che un'amministrazione comunale non ha la bacchetta magica e non dà e non crea tout court i posti di lavoro, però può creare dei presupposti per il suo giudizio come Confindustria, voi sul governo e voi sull'amministrazione comunale. D'altronde, quando c'è stata tutta la vicenda degli autotrasportatori, voi siete stati a Roma in prima linea. Certamente. Prego. Sull'amministrazione, cioè, chiaramente se a Taranto, voglio dire, arriva Marcegaglia e va via, Vestas va via, Alenia denuncia una scarsa produttività, TCT
il progetto TCT fallisce, eccetera, al di là della politica e tutto quello che vogliamo dire e vogliamo, come diceva il consigliere Mazzarano, banalizzare, ma io credo che delle responsabilità, un'azione di governo del territorio non possono che prescindere da una responsabilità anche di chi esercita un'azione di controllo e di governo del territorio. Per cui, secondo me, l'amministrazione comunale è uno degli imputati in questo processo. Un po' molle. Io l'ho spesso definita ondivaga, perché qui a Taranto noi siamo capaci di dire no a Ilva, diciamo no al progetto Tempa Rossa e contemporaneamente diciamo no al progetto delle paleoliche. Cioè, voglio dire che comincio a pensare che non riesco più a capire da che parte mi devo svegliare la mattina. Se poi vogliamo dire no a tutto, va bene anche questo, però ce lo dobbiamo dire, e dobbiamo dire le industrie, tutte, qualunque esse siano, devono andare fuori dal territorio. Io dico quelle inquinanti. Quelle inquinanti? No, no. Le industrie sane, le industrie per noi sono tutte quante sane, perché inquinante non può esserci né il lavaggio sotto casa né l'Ilva. Tant'è vero che quelle che sono inquinanti o rispettano le regole o vanno chiuse dalla magistratura. Lei sta commentando e il professor Marescotti state commentando. Io sulla magistratura come non faccio commenti? L'azienda dice che nella reazione del perito della Polviurt c'è la possibilità che sia errore umano. Io in questo momento aspetto i processi. Lei ha fatto già il processo ai 10 indagati. Io no. Io dico ci sono 10 indagati. Aspettiamo quello che dirà la magistratura. Certamente. Se la magistratura ha deciso che l'altoforno va chiuso e quello conseguentemente va chiuso a tutto lo stabilimento. Oh, come dice Renzi, non per citarlo perché mi si è particolarmente simpatica la sua parte politica, però assolutamente, ma ce ne faremo una ragione, troveremo a quel punto la maniera di sopravvivere, che sarà una maniera drammatica. Guarda caso anche Confcommercio si è accorta che, voglio dire, se non c'è produzione, non c'è capacità di reddito, la gente non può spendere nei una chiusura nei negozi negli ultimi 5 anni che ha comportato la perdita di 2000 posti di lavoro. Lei poi ha trascurato voglio dire, tutto quell'esercito di aziende non medio piccole. No, capisco perfettamente. Esigenze. No, le dico, le ha trascurate, e che da sole nella provincia di Taranto ammontano oltre 5.000 posti di lavoro persi, di gente che aveva il contratto precario, di chi aveva il contratto part-time, che non aveva le tutele sindacali perché aveva meno di 15 dipendenti, per cui l'azienda quando è andata in difficoltà li ha licenziati senza colpo ferire, senza che poter offrire nessun tipo di tutela a questa gente. Cioè, tutta quella gente la stiamo trascurando. Ora, io sono il primo, tant'è vero, che ho il privilegio e il piacere di avere associati alla mia organizzazione l'Orchestra Internazionale della Magna Grecia, la Ionian Delphin Conservation, il Parco Archeologico di Saturno. Noi siamo i primi a pensare che bisogna intervenire e investire sulla cultura, sul turismo. Siamo stati i primi a interrogarci col progetto di Smart Area per mettere a sistema tutto un percorso che poi domani, e sono d'accordo con lei quando dice io vorrei poter scegliere un domani se continuare ad avere una grande industria. Però Cesario, tutta questa situazione inquinante non fa freno, non è un freno per l'economia alternativa legata al turismo e alla cultura. Io guardi, cioè, non è una volta cartolina. Qualche volta mi piacerebbe davvero riuscire a fermare, e tra l'altro abbiamo commissionato insieme alla Camera di Commercio uno studio che spero che verrà fuori a breve all'università, di una possibile di una vision di possibile in termini economici di che cosa significa il territorio di Taranto, della provincia di Taranto, soltanto senza l'Ilva, perché non riusciamo a farlo senza le altre grandi industrie. E l'esempio di Pittsburgh, della riconversione industriale di Bilbao. Ma lasciamole perdere, le abbiamo discusse 20.000 volte, non mi appassiona tornare su questi temi. Quindi sono dei progetti vincenti. Sono dei progetti vincenti che sono in una condizione diversa, in realtà diversa, in territori diversi, che sono stati portati avanti per 15 anni, che non venivano da un periodo di crisi come quello che abbiamo vissuto noi. Cioè, ripeto, parlare del piano B dicendo che chiudiamo tutto e domani mattina ripartiamo è un'utopia, non esiste secondo noi. Poi se c'è qualcuno che ci dimostra con i numeri che funziona, lo prego professore. Noi siamo in contatto con Pittsburgh e ci siamo fatti un po' raccontare come ha vissuto quella città la crisi seguente agli ultimi anni, e ci hanno mandato proprio un discorso del sindaco di Pittsburgh che ha detto che con la riconversione che c'è stata a Pittsburgh è stata una delle prime città negli Stati Uniti ad uscire fuori dalla crisi del 2009. E quindi questo è un esempio di come
un certo modo di impostare in maniera innovativa l'economia può dare robustezza anche di fronte a crisi molto drammatiche come quelle che stiamo vivendo. Io mi scusi, per questo ce ne vorrebbero, voglio dire, 12 di trasmissioni, ma io sono pronto a confrontarmi con lei in maniera così simpatica come stiamo facendo questa sera e non ho problemi, però in questo momento le voglio rammentare che Taranto ha scelto già da abbastanza tempo di continuare a puntare su un certo tipo di economia purché sia riserco compatibile, perché probabilmente non vuole assumersi il rischio, secondo me non ci sono le condizioni che vi sono a Pittsburgh o a Bilbao, perché se per questo possiamo parlare pure di Bagnoli alla stessa stregua. Ho parlato di esempi vincenti, non perdenti. Attenzione a non trasformare poi un esempio italiano. Noi parliamo di realtà diverse. Noi qui non riusciamo a far decollare, Marcegaglia viene e se ne va. Le dico, qui non riusciamo a far decollare un'impresa, non una. Il concetto di rinunciare alle grandi imprese, le grandi imprese inquinanti, siamo d'accordo tutti, non vogliamo che nessuna impresa inquini, però attenzione, se non c'è la grande impresa, la piccola e media impresa, la ricerca e sviluppo non ha nel territorio italiano, oggi, con la legislazione italiana, non ha capacità e possibilità di farla, per cui noi possiamo vivere di trasferimento tecnologico soltanto sfruttando le brillanti menti dei nostri giovani al servizio prima dell'università e delle grandi imprese per avere un trasferimento tecnologico sulla piccola e media impresa che rappresenta, voglio ricordarlo, il 93% del patrimonio industriale del nostro paese. Il nostro paese non è la seconda potenza manifatturiera d'Europa perché ha le pizzerie e i ristoranti. È sempre stata grande l'Italia dal dopoguerra perché ha saputo avere un'ottima industria manifatturiera. Io sono ancora convinto di quel modello, sono convinto che possa funzionare e sono invece convinto che nel territorio ionico noi si debba andare alla riscoperta delle nostre tradizioni, si debba andare alla riscoperta della nostra cultura. Quindi ben venga quando si valorizzano le nostre produzioni enogastronomiche, quando si valorizza l'olio, quando si valorizza il vino, perché sono nostre e si trasformano in maniera industriale, perché poi non dimentichiamoci che finora abbiamo avuto 200 cooperative che hanno coltivato i mitili in Mar Piccolo ed erano tutte quante abusive, illegali, dove la gente pigliava 4 soldi e c'erano 2 o 3 che un po' si arricchivano, un po', okay, neanche tanto. Okay. Allora, scusi, se noi non trasformiamo anche i mestieri artigianali, anche l'arte, non la industrializziamo, noi non ne veniamo fuori e avremo sempre la necessità di dover dipendere dalle grandi industrie, dalle grandi imprese. Io vorrei scegliere se avvalermi della grande impresa o se utilizzare delle economie che lei ha parlato parallele, a me piace definirle complementari, per cui io dico che le imprese, tanto l'Ilva, se un giorno il mercato la espellerà perché non sarà più buona a produrre, come la mia impresa, come qualunque altra impresa, andrà fuori o perché il mercato le dice di no o perché la magistratura, perché non rispetta le regole, le dice di no. Ora, qui siamo in un caso particolare dove il governo, e torno alla sua domanda e le rispondo in 30 secondi perché poi non voglio rubare altro tempo, siamo in un caso in cui il governo nazionale, stante le sollecitazioni della nostra comunità, si è reso conto che noi, voglio dire, stiamo probabilmente non all'anno zero, all'anno meno 2000 per poterci affrancare. E quindi, siccome questa, come la raffinazione, come l'industria della difesa, sono delle industrie strategiche ancora per il sistema paese, ha deciso di metterci la faccia. Cosa potremmo fare noi? Invece di continuare a parlare della città dei veleni, potremmo cominciare a parlare di Taranto, capitale della cultura, e potremmo cominciare a parlare con il nostro governo centrale affinché si cambi un po' questo momento. Lei ha nominato giustamente Taranto, capitale italiana della cultura, però c'è il break. Le ho dato un buon assist. Andiamo un attimo in pubblicità, poi al rientro Claudio Leone ci illustrerà proprio gli step, il percorso di questa Taranto candidata a capitale italiana della cultura. Pubblicità. Questo programma è offerto da Art Deco, architettura, design e consulenza dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission, il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Willa Puglia. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi,
Holter pressorio, Holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo e all'incrocio tra via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa 4 Stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il Ponte Girevole, il Castello Aragonese e il porto turistico. Le ampie e luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Edil GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione, impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci, impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti, impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. ICEA Noleggi. La nostra esperienza al vostro servizio, offrendovi qualità, sicurezza e comodità, scegliendo di volta in volta le soluzioni tecniche ed economiche più idonee alle vostre esigenze. Service industriale, piattaforme aeree, autogru, elevatori. Covertech SRL. Esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vasche, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili, opere di genio civile, rivestimenti e manti. Project Management Service di Salvatore Micelli, società di consulenza alle imprese per finanza agevolata, via Brindisi 3 a Taranto. Telefono 099-779-8537. Empire, bar, pasticceria, via Mazzini 187 Taranto. Messinese, pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali. Caffè 50 centesimi. Mousse di caffè, granite e bibite varie da sport 1 euro. Pasticceria Mignon e torte a 12,90 euro al chilo. E poi Big Ben, lounge bar in via Matteotti 21 a Taranto. Operazione Caldaia Sicura Confartigianato Taranto. Garanzia della sicurezza del tuo impianto, controlli approfonditi, tutela dell'ambiente, prezzi contenuti, risparmio sulla bolletta. E quanto ti assicurano i manutentori affiliati alla Confartigianato di Taranto, che ti rilasciano dopo le verifiche effettuate il bollino verde. Per la manutenzione obbligatoria annuale della tua caldaia vai sul sito www.confartigianatoimpianti.it e verifica le imprese aderenti. Controlla che il tuo manutentore aderisca alla campagna Caldaia Sicura e disponga del tesserino di riconoscimento. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax. Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata, situata in una splendida conca impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. Consorzio Tema Group. Terza parte della nostra trasmissione, un dibattito, devo dire, molto civile, tra persone civili, posizioni e punti di vista antitetici,
Però questo è il sale, il bello della democrazia, confrontarsi, parlarsi, pur essendo, ponendo diciamo, sul tavolo dei progetti diametralmente opposti. Claudio Leone, dicevamo, coordinatore del Comitato per Taranto Capitale Italiana della Cultura. Allora abbiamo detto questa esigenza, questa sete di cultura a Taranto, vediamo proprio tecnicamente, operativamente, come questo Comitato si sta muovendo, gli step per arrivare al... Sembra quasi di stare al Grande Fratello, no? Con tutte queste nomination varie, fino a quando poi si arriva alla... Per Taranto Capitale Europea della Cultura è andata male. Però forse è stato un rodaggio, un preparare i muscoli per... Allora, innanzitutto vorrei fare un inciso su come è nata questa iniziativa. Intorno alla fine di febbraio, del mese di febbraio, mi arriva sulla mia casella email un messaggio, appunto, in cui mi si esponeva, da parte del presidente del Consiglio Comunale Bitetti, in cui mi si esponeva un po' una serie di bandi, tra cui al primo posto c'era questo per l'assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura per l'anno del 2016 e del 2017, sulla falsariga del bando europeo per Capitale Europea della Cultura. Ovviamente quando mi è arrivata questa mail, io la prima cosa che ho fatto da membro, no? Non l'ha detto prima Luigi, dal membro di una giovanile, sono giovane democratico, l'ho presa, l'ho portata in segreteria e col segretario Egidio Pignatelli abbiamo scritto un documento che, oltre ad inviarlo alla stampa, è stato anche inviato a tutti i capigruppo in Consiglio Comunale, in cui facevamo appunto un appello all'unità in quanto credevamo che questo argomento potesse essere largamente condiviso da tutta la popolazione. Il 19 marzo arriva in Consiglio Comunale questo provvedimento e il Consiglio Comunale effettivamente va dato atto che lo approva all'unanimità. Da qui in poi è nata la sfida, perché passati un paio di giorni, visto che comunque non si era ancora creato nessun movimento, ho deciso di mettermi in gioco in prima persona insieme ad Aldo Scetri e Rocco Peluso, che sono le persone che poi hanno, i professionisti che hanno segnalato il bando a Bitetti. Abbiamo deciso di iniziare a convocare le associazioni. Bitetti come presidente del Consiglio Comunale. E abbiamo iniziato a convocare le associazioni, a convocare gli enti e tutti coloro che, gli stakeholder del territorio, tutti coloro che potessero essere interessati, ovviamente fatto in maniera privata, perciò comunque sia non siamo riusciti ad arrivare in tutti i gangli della società civile. Però pensiamo comunque, avendolo fatto in maniera privata, ripeto, di aver fatto un buon lavoro. E abbiamo iniziato a scrivere, a redigere il dossier della prima fase, in quanto appunto questo bando è diviso in due fasi. Si è presentato un dossier di prima fase, di prima candidatura, a cui domani la commissione ministeriale preposta darà una risposta sulle 10 città finaliste. Quindi si arriverà a 10. Sì, attualmente quante sono, allora, sono 24, le partecipanti? Sono 24 le città partecipanti alla prima fase di candidatura, da queste saranno scremati 10 migliori dossier che arriveranno. E poi quella, diciamo, è la finale. E poi diciamo in 10 andiamo in finale, ce la giochiamo in finale per due posti, che sono una capitale per il 2016 e una per il 2017. Ora, ovviamente c'erano stati, dovevamo avere noi il responso il 30 di aprile, solo che da qui, per motivi anche delle elezioni, che si è creato, è andato un po' slittato. Domani sarà emanato il verdetto, speriamo di riceverlo presto. Leone, io vorrei lanciare un'idea, una cosa che ho a cuore. Io amo Taranto, ma amo un'altra città del nostro sud, Napoli, è la città che amo con tutto il cuore. E vedendo la ricchezza culturale di Taranto, la ricchezza culturale di Napoli, ho detto, ma perché non possiamo fare un bel gemellaggio, uno scambio culturale tra la Napoli sotterranea e la Taranto sotterranea? Già un anno fa mi sono messo in contatto col vice sindaco di Napoli, con l'assessore alla cultura di Napoli, che erano entusiasti di questa idea. Poi ci sono state tutta una serie di lentezze amministrative, per cui la cosa si è arenata. Io la vorrei riprendere in collaborazione. Noi gratuitamente lo facciamo come mezzo organo di informazione, ma vorremmo che con questa idea di gemellaggio dessero il loro apporto i vari soggetti istituzionalmente preposti. E in questa sede quindi io chiedo
alla, a Mazzarano come Regione Puglia, a Confindustria, nell'ambito di queste iniziative culturali che volete promuovere, cerchiamo, ecco, di promuovere queste iniziative per il territorio. Perché ovviamente sono iniziative a costo quasi zero, minime, però l'apporto a costo zero, quindi non c'è nessuna speculazione. Però io dico, no, l'apporto istituzionale è fondamentale per non sentirci soli. Allora possiamo contare Mazzarano? Assolutamente. Cesareo? Sì. No, non c'è problema. Va bene, tra qualche mese vi cointeresseremo. Ripartiamo. Mazzarano, questo è l'ultimo giro. Mazzarano, ora mi viene una domanda. Abbiamo parlato dell'amministrazione comunale, il ruolo dell'amministrazione comunale. Come va con Stefano? Qualcuno dice che il PD sta per perdere la pazienza e prima o poi il gruppo consigliere del PD staccherà la spina a Stefano, anche per non fare brutte figure in vista della nuova, della prossima campagna elettorale. Dice, se noi affondiamo con Stefano, affondiamo pure noi. Viceversa, noi andiamo via dalla barca che affonda un po' prima. Sono dei rumors, degli uccellacci che dicono queste cose. Ma io non sono la persona più indicata per pronunciarmi su questo tema. Non c'è però il minimo dubbio che sembra esserci sempre tanta differenza tra le condizioni complicate in cui versa questa città e la capacità di reattività di un'amministrazione comunale che dovrebbe, e di un sindaco che dovrebbe essere sempre più e sempre meglio sulla palla delle tante questioni. E invece un po'... Di solito un po' dappertutto, in tutte le esperienze amministrative, il secondo mandato si caratterizza sempre per questa flessione di attenzione. Senso di appagamento. Di attenzione, di tensione. Io continuo a pensare, l'ho detto subito dopo le elezioni regionali, questo territorio si può salvare perché i problemi che ci sono problemi di una grandezza enorme, sono complicatissimi. Si può salvare se ognuno rinuncia al suo pezzetto di protagonismo, di eccentricità e mette generosamente il proprio contributo al servizio della propria terra, gomito a gomito con tutti gli altri attori e tutti gli altri protagonisti della vicenda economico, politico, sociale del territorio. Cioè, se si ha la capacità di fare squadra, ecco, se si ha la capacità di mettere da parte gli egoismi e le partigianerie. Adesso emerge anche un pezzo di chi si propone, che punta sul disfattismo per provare a costruire un pezzo di visibilità. Io credo invece che ci sia bisogno del contributo di tutti e ci sia bisogno di un senso di generosità diffuso. Io spesso ho visto nell'amministrazione comunale una tendenza ad essere troppo eccentrici e a non fare squadra. Lo volevo dire prima mentre parlava Leone. Io credo che questo territorio potrà risalire la china se, ad esempio, rispetto agli anni precedenti, avremo la capacità in tutti gli ambiti di essere più intraprendenti, lo dico tra virgolette, cioè a sfruttare di più lo spirito di intrapresa. Lo spirito di intrapresa è una cosa che fa parte del codice ontologico dell'imprenditoria, proprio cioè dell'essere, del modo di essere di chi investe e rischia. Io penso che questa roba dovrebbe appartenere un po' a tutti, a partire dagli enti locali, che devono puntare di più sulla pianificazione, sulla programmazione, sull'utilizzo ad esempio delle risorse comunitarie. Noi sappiamo che sta per partire la nuova programmazione dei fondi 2014-2020, saranno molti milioni di euro a disposizione del Mezzogiorno. In questo penso sia bisogno
che una intera comunità si metta alla prova, ecco, che una parte, forse la parte più vitale, quella giovanile, che ha a cuore alcune, ecco, vocazioni fondamentali del territorio, si butti con coraggio e con passione, ecco, perché se scatta questo meccanismo forse riusciremo, come altre province, altri territori della Puglia hanno fatto bene negli anni passati, a saper valorizzare la nostra identità, Mazzara, e a trasformarla in ricchezza. Una domanda al volo. Ora vi state appena insediando, no, con la nuova amministrazione comunale. Comunale? Regionale. Sarebbe una deminuzio, no? Stiamo parlando... un lapsus. E dicevo, però, sembra, di le voci, fama volat, secondo cui i due consiglieri del PD, lei e Pentassuglia, non sembrereste molto a genio di Emiliano. Non sareste nelle grazie, nel cerchio magico di Emiliano. No, questo fa parte evidentemente dei resoconti giornalistici sui retroscena di questi giorni. Aspettiamo che si chiuda la partita e io penso che, al di là del genio o non genio, Emiliano dovrà fare i conti con un grande problema. Il suo grande problema si chiama Taranto. Lo so. E ha preso degli impegni, ora li dovrà mantenere. E chi la rappresenta nel Consiglio regionale? Che non siamo solo io. Grazie a Dio siete nuove, quindi una bella pattuglia. E l'altro eletto del PD, ma non c'è il minimo dubbio che Emiliano sa bene che la quantità e la qualità della rappresentanza che questo territorio ha messo sulle spalle del PD è di gran lunga superiore di tutti gli altri. Okay. Marescotti, non c'è solo l'Ilva a Taranto, c'è anche Leni. Vi facciamo vedere, vi mostriamo la foto numero 5 dell'Eni e vi stiamo mostrando una vistosa emissione proveniente dalle torce di emergenza verificatasi il 17 giugno scorso alle ore 16. Una emissione derivante da uno stop dell'impianto che ha causato la fuoriuscita dei gas dalle torce di sicurezza che poi li bruciano in questo modo. PeaceLink ha chiesto ad ARPA la relazione in merito all'evento che, proprio in base all'AIA, l'ENI deve disporre per questo tipo di emissione. Parliamo dunque del sistema, ecco, usiamo questo, del sistema ENI, perché non c'è solo un sistema ILVA. Sì, il lavoro sull'ENI è più complesso rispetto a quello dell'ILVA, perché stiamo parlando di impianti che la stessa ARPA conosce di meno. E tuttavia nell'ultima relazione che ARPA ha fatto sulla qualità dell'aria a Taranto sono state segnalate delle criticità attribuibili secondo ARPA all'ENI, in particolare le misurazioni relative al cosiddetto acido solfidrico, il cosiddetto H2S, per cui la tossicità di questo acido, che è considerato un veleno ad ampio spettro, è stata riscontrata da diverse misurazioni, specialmente nelle centraline più vicine alla raffineria. Per cui in effetti questa è una criticità su cui occorre maggiormente focalizzare l'attenzione, ed è importante anche qui il contributo delle ecosentinelle che ci forniscono queste immagini, che ovviamente ci danno lo spunto per poter avere più informazioni. Io ricordo che PeaceLink è stata alla base di una richiesta molto importante nel 2010 insieme ad Alta Marea, perché Eni aveva cercato di non includere nell'autorizzazione integrata ambientale il cosiddetto campionamento in continuo, monitoraggio in continuo degli inquinanti. Sarebbe molto importante che ci fosse un controllo in continuo degli inquinanti dell'ENI e che questo controllo avvenga, come avviene per ILVA, attraverso una diffusione su internet di tutte le misurazioni
Da quanto mi risulta, il campionamento in continuo avviene, ma ARPA acquisisce i dati con un certo ritardo, mentre sarebbe importante avere una sorta di quadro complessivo in tempo reale, sia per quanto riguarda ILVA, sia per quanto riguarda ENI. Cesario, stop a Tempa Rossa, gridano gli ambientalisti. Perché voi invece siete sicuri del progetto Tempa Rossa? E perché uno si domanda, ma perché aggiungere a Taranto industria pesante su industria pesante? Perché non è industria pesante. Taranto, il progetto Tempa Rossa, oltre che inserito in una vision più complessiva, che significa che l'Italia si affrancherebbe del 20% dell'import di greggio con il progetto Tempa Rossa. Ma a parte questo, voglio dire che da tarantino può essere trascurabile, ma oltre ad essere tarantino forse siamo anche italiani, forse questa cosa ci dovrebbe interessare un attimo. Il progetto Tempa Rossa per Taranto significa sostanzialmente l'aggiunta di due serbatoi che emettono degli inquinanti, sui quali l'autorizzazione integrata ambientale che ha ricevuto ENI prevede delle compensazioni in ambito raffineria, per cui il progetto può partire a condizione che non ci sia aumento del carico inquinante. Poi prevede l'ampliamento di un pontile di 300 metri in una zona che, voglio dire, è stata prevista anche dal piano regolatore del porto, che non dà assolutamente problemi, e al tempo stesso prevede la presenza in rada di circa 3 navi in più petroliere di ultima generazione a doppio scafo e l'attracco al pontile di una nave per volta. Ora, questo significa 100 navi in più l'anno, più o meno, che transiterebbero sul pontile. Lasciamo perdere gli aspetti marginali, gli aspetti della costruzione, voglio dire, di un po' di gente che ci lavorerà, perché non mi appassiona e non mi affascina in questo momento parlare di un anno, due anni di attività, per quanto, voglio dire, il progetto vale 300 milioni di euro, che insomma in un periodo come questo su Taranto, insomma, buttarli via di investimento privato, tra l'altro. Ma oltre questo, e lasciamo perdere anche le 30, 40, 50 unità che troveranno attività da questo progetto, mi vorrei soffermare sul fatto che stiamo spendendo, e non riusciamo a spendere, circa 450 milioni di euro nel porto per avere più navi, e al tempo stesso non ne vogliamo 100 delle più sicure, tra l'altro, perché non ci sono incidenti di petroliere a doppio scafo in porto, almeno io ho fatto delle ricerche in internet e non li ho trovati personalmente. Però non interveniamo. Parliamo di petroliere. Come collisione? Era un intervento dal pubblico. Però stiamo parlando di le navi in rada entrano con 3 rimorchiatori, le petroliere hanno tutta una serie di sistemi di sicurezza che le altre navi non hanno. Detto questo, quando arrivano poi all'ormeggio le petroliere, hanno tutto un sistema di panne, eccetera, che sono atti a prevenire i rischi di fuoriuscite. Il limite di rischio mi sembra estremamente accettabile. Quello che non mi sembra accettabile, sul quale, voglio dire, non ho difficoltà, tra l'altro l'ho anche dichiarato sulla stampa, è che credo che una comunità, sempre questo è il concetto di comunità che fa sistema, si sarebbe dovuta unire, si dovrebbe unire a mio avviso, perché questo progetto che è già inserito nelle opere strategiche dello Stato italiano, per cui abbiamo due possibilità che probabilmente ci si fa comunque sulla testa, e che noi potremmo invece farlo diventare un'opportunità per il nostro territorio. Se pensassimo agli autobus a idrogeno per tutta la città in termini di compensazioni, non in termini di compensazioni ambientali, in termini proprio di compensazioni per il cittadino, la pista ciclabile che non riusciamo a trovare i soldi per completarla, piuttosto che il riscaldamento gratis a tutti quelli che abitano a Rione Tamburi, che hanno in qualche modo più necessità di avere il caldo e il freddo con le finestre chiuse, perché comunque vivono una situazione che sicuramente è più difficoltosa. Cioè, queste sono solo alcune delle idee. Piuttosto che consentire, probabilmente per opera di un'interlocuzione che non viene sempre effettuata nella maniera corretta, che la compensazione sia quella prevista dalla legge Marzano 1,5%, che è quella sicuramente prevista per legge, ma che sono d'accordo, quindi con chi si oppone in questi termini, non è assolutamente sufficiente a compensare la situazione. Io partirei da un presupposto diverso, ma questo, mi scusi Abate, poi dopo prego, che prego. Mi taccio. Non riguarda solo Tempa Rossa, io
sono del parere che Taranto, da essere una città che, voglio dire, siccome ha pagato tanto in termini ambientali e quindi ha il nervo scoperto, viva e ha il nervo scoperto, e considero corretta l'azione, oggi dovrebbe però, in virtù di quello che sta accadendo, passare da una città che dice sempre no a tutto, a una città che dice sì, però, attenzione, le cose le possiamo fare a condizione che... Sì. Marescotti, su Tempa Rossa? Ma io sposterei l'attenzione da Taranto alla Basilicata, perché il progetto Tempa Rossa nasce in Basilicata e in Basilicata sono forti le opposizioni da parte delle, anche delle amministrazioni comunali, dei cittadini, perché queste attività estrattive hanno un impatto. Io stavo proprio adesso leggendo l'inquinamento delle acque, per cui c'è un dibattito se la contaminazione delle acque nelle zone in cui c'è il pozzo della Total è precedente o è successivo all'estrazione, e lì ci sono dei grossi problemi, perché poi l'acqua che arriva a Taranto viene dalla Basilicata. Tutte le attività che si stanno svolgendo, tra l'altro molto vicino al Parco del Pollino, riceve una contestazione, per cui tra Taranto e la Basilicata secondo me si dovrebbe fare un collegamento molto stretto, perché non è a impatto zero, okay, il progetto Tempa Rossa in Basilicata, okay, e questo mi preoccupa. Bene, ora abbiamo prima un'ultima sosta, poi il gran finale, così chiudiamo con il discorso della cultura con Claudio Leone. Questo programma è offerto da Art Deco, architettura, design e consulenza, dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission? Il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Willa Puglia. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo e all'incrocio tra Via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa 4 stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il Ponte Girevole, il Castello Aragonese e il porto turistico. Le ampie e luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Edil GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione, impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci, impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti, impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. ICEA Noleggi. La nostra esperienza al vostro servizio, offrendovi qualità, sicurezza e comodità, scegliendo di volta in volta le soluzioni tecniche ed economiche più idonee alle vostre esigenze. Service industriale, piattaforme aeree, autogru, elevatori. Covertech SRL,
esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vasche, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili, opere di genio civile, rivestimenti e manti. Project Management Service di Salvatore Micelli, società di consulenza alle imprese per finanza agevolata, via Brindisi 3 a Taranto, telefono 099-779-8537. Empire, bar, pasticceria, via Mazzini 187 Taranto, messinese, pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali. Caffè 50 centesimi. Mousse di caffè, granite e bibite varie da sport 1 euro. Pasticceria Mignon e torte a 12,90 euro al chilo. E poi Big Ben, lounge bar in via Matteotti 21 a Taranto. Operazione Caldaia Sicura Confartigianato Taranto. Garanzia della sicurezza del tuo impianto. Controlli approfonditi, tutela dell'ambiente, prezzi contenuti, risparmio sulla bolletta e quanto ti assicurano i manutentori affiliati alla Confartigianato di Taranto, che ti rilasciano dopo le verifiche effettuate il bollino verde. Per la manutenzione obbligatoria annuale della tua caldaia vai sul sito www.confartigianatoimpianti.it e verifica le imprese aderenti. Controlla che il tuo manutentore aderisca alla campagna Caldaia Sicura e disponga del tesserino di riconoscimento. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax. Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata, situata in una splendida conca e impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. Consorzio Tema Group. Rieccoci, rush finale dell'Occhio di Abate e parliamoci, prima di salutarci dobbiamo sentire il pensiero di Claudio Leone. E allora dicevamo questo fermento che è presente nei giovani, nel vostro comitato, ma potrei citare altre esperienze di movimenti, di associazioni, di giovani. Penso ai ragazzi di Ammazza che Piazza, penso a tanti, alle officine tarantine, ma ne starò dimenticando tante. C'è un fermento, però poi alla fine molte volte subentra lo scoramento, perché poi tante idee non vengono supportate istituzionalmente. Poi il giovane perde la pazienza e se ne va da Taranto. E questo è il più grave errore che i giovani possono fare. Però purtroppo sì, i giovani vengono indotti a... Quella delle amministrazioni che siano diventate amministrazioni scollegate un po' dalla vita quotidiana, soprattutto delle generazioni come può essere quella mia, penso sia un dato di fatto nazionale, non penso sia solo con Taranto. Se dobbiamo entrare nello specifico, da un lato non posso che dire grazie all'amministrazione di averci fatto lavorare per conto nostro, facendoci scrivere il dossier di prima candidatura, sperando che ci lasci la stessa autonomia nella seconda fase di redazione del dossier. Effettivamente lì dove ci sarebbe bisogno, forse in altro tipo di operazioni, di un supporto pubblico amministrativo importante, forse è mancato. Io voglio fare un esempio, approfitto qua di Michele Mazzarano, della sua presenza, per concretizzare questa proposta. L'assessorato alla cultura di Taranto, da quando è scoppiato il dissesto, è sempre stato a portafoglio zero. Sì. Nel momento in cui noi ci siamo abbiamo collocato con l'assessore Vozza per cercare di pensare un cofinanziamento dell'iniziativa Capitale Italiana della Cultura, che è un criterio, il cofinanziamento, che è obbligatorio, perché ovviamente con il cofinanziamento si può dimostrare l'autosostenibilità negli anni delle singole iniziative, delle varie iniziative, perché sennò di per sé la singola iniziativa non ha motivo di essere. Noi ci siamo sentiti rispondere dall'assessore che non ha portafoglio.
penso che potrebbe essere interessante coniugare quello che possa essere un assessorato regionale con l'assessorato alla cultura, proprio perché i fondi sono tanti, ci sono i fondi per la digitalizzazione della cultura, per la digitalizzazione dei servizi al turista, c'è una possibilità, una marea enorme, si parla di 2-3 milioni di utenti, di turisti in Europa per quanto riguarda il turismo accessibile ai disabili, accessibile a chi ne ha bisogno, sono numeri enormi. Io penso che però si debba partire da questo, si debba partire dall'idea di ambiente come non solo i problemi ambientali, perché noi ci siamo abituati a sentire ambiente svenduto, ambiente venduto, ambiente mercificato. Iniziamo a parlare anche di ambiente come possibilità di sviluppo, ambiente come possibilità di coesione sociale. Questo va dato atto effettivamente in merito ai movimenti ambientalisti della città, comunque in questo modo si sono mossi negli anni. Ora dobbiamo cercare di vedere l'ambiente e anche l'ecologia come una possibilità di sviluppo. Io per esempio credo tantissimo nella raccolta differenziata, molti diranno a Taranto non c'è la cultura della raccolta differenziata, io credo che questo non sia vero, credo che basta solo iniziarla la raccolta differenziata per poter poi dare l'input alla cittadinanza di dover appunto comportarsi in una determinata maniera. Comunque le possibilità sono davvero tante, perché i fondi che sono pronti per il Meridione d'Italia si parla di centinaia di milioni di euro. Si tratta qui di avere visioni nuove, di avere una visione di sviluppo nuova, di avere una visione che vada verso una Taranto smart, una Taranto intelligente che sia connessa col mondo. Taranto connessa col mondo, questo penso sia il sogno di tutti gli operatori turistici del territorio. Comunque, come giusto per concludere, il mio numero è sul sito di Taranto Capitale della Cultura. Lo possiamo anche dire. 329-988-8805. Comunque lì è pubblico sia il mio che quello dell'altro coordinatore del comitato, che è Rocco Peluso. Contattatemi, perché questo dossier di seconda candidatura ora lo dobbiamo scrivere tutti insieme. Ovviamente sarà fatta una call pubblica non appena... Io parlo come se già avessimo passato il primo step di candidatura, perché sono fiducioso, perché credo sia nel lavoro che abbiamo fatto quanto nelle potenzialità del territorio, che sono, ripeto, l'avrò detto 100 volte stasera, enormi. Bene, sarebbe il momento dei saluti, però prima di salutarci e di ringraziare gli ospiti, vogliamo abbiamo parlato di grande industria, vogliamo ricordare delle persone che non ci sono più e che hanno immolato la loro vita sull'altare della produzione che non è stata norma e che ha cagionato certe morti. Mi riferisco ad Alessandro Rebuzzi, un ragazzo di 16 anni, morto a causa delle polveri sottili. La diagnosi è scientificamente provata. Abbiamo parlato di Alessandro Morricella, colpito dal getto di Ghisa, un giovane di 32 anni. E qui la famiglia Corrisi ci ha prodotto questa bella maglietta. Da un lato c'è Peppino Corrisi, che ha combattuto tanto contro la grande industria inquinante. E c'è una bella frase: vogliamo giustizia. Era l'autore di quella lapide che c'è al quartiere Tamburi, che maledice quelle polveri sottili. E dall'altro lato un Moa Vasta di Nicola D'Arcante, un giovane che è morto per tumore alla tiroide, un operaio di quel reparto dell'Ilva in cui purtroppo la presenza dei noduli tiroidei che provocano il cancro, questo era uno dei tanti. Ripeto, noi non vogliamo spettacolarizzare, non vogliamo dare addosso a nessuno, però vogliamo, così abbiamo voluto ricordare queste persone, perché certi episodi non abbiano più a ripetersi. E questo al di là delle polemiche che ci possono essere tra grande industria, ambientalisti, non ci interessa, noi dobbiamo difendere la vita umana, costi quel che costi. E allora penso che su questo siamo tutti d'accordo. L'industria ci deve essere, a condizione però che non sia immolata neppure una vita umana. Questa è la condicio sine qua non. E allora grazie a Michele Mazzarano, consigliere regionale del Partito Democratico, grazie al professor Alessandro Marescotti, presidente di PSLink, grazie a Vincenzo Cesario, presidente di Confindustria Taranto, nonché vicepresidente regionale neo eletto di appunto Confindustria Puglia, e Claudio Leone, coordinatore del comitato per Taranto Capitale della Cultura. Beh, una puntata in cui abbiamo parlato di grande industria, ripeto, e sistema Taranto, con gli annessi e i connessi, con posizioni diametralmente opposte, ma questo è il senso della democrazia, questo è il senso di
Polifemo, l'occhio di Abate, l'informazione libera, la TV senza padroni. Ci rivediamo venerdì prossimo, stessa rete, viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, stessa ora. Consentitecelo, questa, non voglio essere presuntuoso, ma forse è l'unica informazione libera della città. Buonasera. Questo programma è stato offerto da Consorzio Tema Group. Art Deco, architettura, design e consulenza. Lido Conca del Sole, Confartigianato Taranto. Covertech SRL, Edil GS, Hotel Europa, Icea Noleggi, Empire Bar Pasticceria e Big Bang Lounge Bar. Oro Verde di Antonio Maruccia, Project Management Service, Autocarrozzeria 3C, Farmacia Ciccarone, via Lago d'Arvo 27 a Taranto, Villa Puglia. Amici tarantini, amici pugliesi, amici telespettatori tutti, sento forte il dovere di dovervi ringraziare. Da circa 20 giorni più o meno abbiamo ripreso le trasmissioni, su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, con l'occhio di Abate e con lo sportello del cittadino. Un successo, un consenso enorme, eccezionale. Al di là, al di sopra delle più rose aspettative. Beh, dicevo, vi devo dire grazie perché avete saputo cogliere il nostro messaggio, la nostra mission che poi è anche la vostra, quella di fotografare la situazione, di denunciare ciò che non funziona e cercare di invertire in ogni modo la rotta, inchiodando i responsabili, gli amministratori, i politici a vario titolo, i soggetti istituzionalmente preposti alle loro responsabilità. Devo ringraziare gli sponsor, i quali hanno avuto il coraggio, la forza di credere in questo progetto e di supportarci. Se non ci fossero loro, noi non saremmo qui. E sono spazi, i miei sono spazi autogestiti, sono spazi autoprodotti che vivono degli sponsor. Un ringraziamento forte a voi tutti, vi sarò sempre grato. E avete dimostrato che esiste un cuore pulsante in questa città, Taranto, e in questa regione. E forse è proprio vero che alla fine il bene prevale sul male. Tutti insieme per una Taranto migliore, per una Puglia migliore, su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre. Il regalo mio più grande.